qui in Via della Cernaia inizia la storia di vita e di fede di Talamela. Il 28 agosto del 1904 nasce e subito viene battezzata, riceve l'acqua del battesimo dalla levatrice perché si ha paura che non riesca a sopravvivere al trauma della nascita. È un momento fondamentale perché poi tutta la spiritualità di Talamela è costruita intorno al saper vivere il battesimo, il dono battesimale. Tanto che poi nell'incertezza di questo inizio così privato ha deciso nel dopoguerra di essere nuovamente battezzata sotto condizione per essere sicura che questo momento fosse pienamente presente nella sua vita. Nel marzo del 1905, qui nella chiesa di Santa Maria, vengono completati i riti battesimali per Itala su richiesta della nonna materna, probabilmente l'elemento più vicino all'esperienza religiosa della sua famiglia. E qui comunque in questa chiesa frequentemente Itala si raccoglie in preghiera, vive il suo percorso come un po' tutti gli spezzini e vive con sofferenza la distruzione durante la guerra di buona parte della chiesa, attende la possibilità di rientrare con la ricostruzione del dopoguerra. Il battesimo chiaramente è l'origine di tutta la spiritualità di Talamela, rivolta a considerare il mistero della presenza della Trinità in noi, dell'inabitazione trinitaria. A Pontremoli riceve la missione di farla conoscere, ma prima di tutto è lei stessa a scoprirla, a conoscerla, a riconoscerla nella preghiera, in modo particolare nella preghiera della Gloria a conclusione dei Salmi, per considerare appunto quanto è intima quella presenza che il Signore offre a chi lo ama e come debba essere riconosciuta. Fin dai primi tempi della sua conversione, Itala restava sorpresa che tanti passassero vicino alle chiese, di fronte a dei tabernacoli, e non si rendessero conto della vicinanza di Dio. Quando poi riflette su come è vicino a noi, è dentro di noi la realtà di Dio, resta ancora più sorpresa che un dono così grande sia da molti ignorato, non sia vissuta una relazione con un Dio che è così intimo a ciascuno di noi. Itala ed Enrico sono figli di due insegnanti, quindi persone impegnate durante la mattinata, e quindi passano buona parte del loro tempo, della loro infanzia, insieme ai nonni, agli zii, che hanno qui in Piazza Mentana una sartoria chiamata della Marina e quindi probabilmente impegnata a realizzare uniformi e tutto quello che poteva servire per l'arsenale allora ampiamente abitato e vissuto. È qui che Itala impara a cucire, ma soprattutto che vive un rapporto significativo con la nonna e con la zia, la nonna che sarà per lei un riferimento importante fino alla morte della nonna, che avverrà quando lei consegue il diploma al liceo Costa, così che è in dubbio se procedere negli studi perché si sente in dovere in qualche modo di sostituirla, di aiutare la famiglia. Poi grazie all'intervento di Angela Gotelli, la sua compagna di scuola, e all'insistenza dei suoi genitori deciderà di andare a Genova per l'università e quindi fare poi il suo percorso che conosciamo. Un luogo della quotidianità di Itala sono i giardini che con lei ragazza si stavano costruendo e abbellendo sempre più. Qui con il fratellino Enrico ha vissuto i suoi giochi, un po' come tutti noi spezzini, quindi è un luogo in cui sentire particolarmente la sua vicinanza, la partecipazione agli aspetti più feriali della vita della nostra città. Questa, che all'epoca era Piazza Persio, era la sede della scuola elementare frequentata da Itala, una scuola statale con le caratteristiche dell'insegnamento di quell'epoca, quindi classi molto numerose in cui si raccoglievano i bambini di varie provenienze, di varie estrazioni,
un luogo importante perché ha segnato i primi passi di un percorso di studio che poi ha accompagnato tutta l'esistenza di Italo. In questa cappella delle Figlie della Carità di via Quintino Sella, oggi chiaramente trasformata per le esigenze liturgiche ma con dei segni ancora presenti dell'epoca, Itala ha vissuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana, la comunione e la cresima nel mese di maggio del 1915, comunione all'inizio del mese e la cresima a fine mese, un momento ordinario nella vita dei ragazzi anche dell'epoca, vissuto senza particolare consapevolezza, quanto lei stessa dichiara. È un momento particolare della sua vita, non solo per questo incontro particolare con l'esperienza sacramentale, ma anche per il fatto che in quell'anno inizia la Prima Guerra Mondiale per l'Italia e sia il padre che gli zii di Itala sono richiamati al fronte. E quindi la festa, la gioia di questi momenti viene turbata dall'incertezza della sorte dei propri cari. Un momento che segna già un po' il percorso della vita di quella famiglia, anche se comunque poi dal fronte tornano tutti e quindi possono riprendere a fine guerra le attività consuete, l'insegnamento, il padre e gli zii collaborano con i nonni nella sartoria di famiglia. La casa di via Manzoni è senz'altro uno dei luoghi fondamentali della vita di Itala. Qui vive con la sua famiglia gli anni felici dell'infanzia di Enrico, del fratellino, ma anche il dramma della sua morte quando lui ha 9-10 anni. E è questa morte che rappresenta per Itala un passaggio decisivo nella sua scelta dell'ateismo. Reagisce con durezza e probabilmente la durezza che respira in casa a questo evento. La sua dichiarazione è dopo la morte il nulla, rifiuta di affidarsi a speranze particolari relative all'aldilà e quindi di impegnarsi nella sua vita terrena, nella sua attività di studio, come la possibilità che le rimane per rendere felici i suoi genitori. Qui vive anche l'esperienza della malattia, che poi la accompagnerà tutta la sua vita, e vive la difficoltà della custodia della sua persona in un tempo di incertezza per il suo futuro. Non sa come potrà evolversi, come potrà andare questo percorso, spera di poter guarire, ma via via le viene annunciato che non ci sarà soluzione per le malattie di cuore, di polmoni e di vari organi interni che la colpiscono. Ci sono interessanti foto proprio sui terrazzi di questo palazzo di lei malata che riceve le amiche per cercare in questa vicinanza un certo conforto. In questa casa vive anche il momento drammatico della morte della madre nel 1939, un momento che segna drasticamente la sua vita perché, essendo lei malata e quindi avendo dovuto rinunciare definitivamente all'insegnamento, e morendo la madre, la famiglia Mela non riesce più a mantenere l'appartamento qui in via Manzoni e dovrà decidere di trasferirsi in via del Torretto insieme alla zia. Nel frattempo però scoppia la guerra e quindi si vivono quegli anni di sfollamento a Barbarasco, poi a Groppo, con alternanza di spostamenti a Spezia, ancora oscillando fra le due case. Solo dopo la guerra ci sarà il trasferimento definitivo in via del Torretto. È una casa quindi che ha segnato gli interrogativi, le difficoltà che Itala ha vissuto. Anche in questa casa le discussioni con i suoi familiari, man mano che si delineava anche la sua conversione, il suo desiderio di pregare seriamente, poi di dedicare la propria vita al Signore, e poi di mantenere la sua fede anche di fronte
alle difficoltà della malattia. I suoi genitori resteranno sempre piuttosto distanti, solo la madre, proprio nell'imminenza della morte, riuscirà ad accettare la confessione e la comunione, un risultato importante per Itala, che si era impegnata in questo, che aveva offerto anche importanti preghiere per la conversione dei suoi genitori. Questo luogo, Piazza Verdi, con i suoi centri di studio, ha visto vivere il percorso di formazione e di insegnamento di Itala nella nostra città, in quella che ora è la sede delle elementari e della media Pellico. C'era anche il ginnasio e il liceo Costa ai suoi tempi, e qui ha vissuto una formazione particolarmente importante e significativa per quegli anni. Nella sua classe solo lei e Angela Gotelli erano le due donne presenti, e quindi ci dice un clima, una dimensione di avanguardia che ha vissuto in questa sua formazione particolarmente accurata. E proprio anche questa presenza di Angela Gotelli risulta molto importante per lei, perché si stabilisce quel legame di amicizia che poi accompagnerà tutta la vita di Itala. Con Angela vivranno insieme l'università a Genova, poi l'insegnamento nei primi anni in contemporanea a Milano e Trieste, ma con la condivisione della responsabilità della FUCI, e poi insieme l'insegnamento qui al Classico, nella nuova sede che era stata nel frattempo costruita. Itala vivrà gli ultimi 5 anni del suo insegnamento, o meglio del suo tentativo di insegnare. Poi la malattia la costringerà a rinunciare definitivamente nel 1938 alla possibilità di assumere l'onere di una cattedra, per il fatto che non riusciva a garantire il numero di presenze sufficienti. E questa conclusione purtroppo avverrà anche poco prima di maturare ogni diritto alla pensione, quindi rappresenterà poi per Itala un percorso di povertà, di necessità di lavoro attraverso le lezioni private per potersi mantenere. E senz'altro la dimensione culturale è molto importante nella vita di Itala, perché ha sempre ritenuto di dover mettere il massimo impegno in questo percorso e anche di richiederlo, di provocarlo nei suoi studenti, nei suoi alunni, proprio perché i doni di ciascuno potessero vedere al massimo la loro fioritura e il loro impiego per la costruzione della società. Anche la stazione ferroviaria della Spezia è probabilmente uno dei luoghi ordinari più frequentati da Itala Mela. Lei già per l'università sceglie di andare a Genova e quindi vive il suo percorso da universitaria ordinario con i trasferimenti per gli studi. Poi inizia l'insegnamento a Pontremoli e poi a Milano, ma anche quando è di sede a Milano, avendo la responsabilità dell'Italia del Nord, del Nord-Ovest per la FUCI, visita parecchie comunità e centri, circoli della FUCI nel Piemonte, e quindi diciamo il treno è un po' uno dei luoghi che ha vissuto, nei quali possiamo ricordare il suo impegno apostolico oltre che la sua attività di studio e di insegnamento. Siamo qui nella chiesa di Nostra Signora della Salute, che è significativa nella vita di Itala Mela, perché è qui, secondo la sua testimonianza, che lei ha avuto la prima intuizione della vita religiosa. Ha sui 20 anni, un anno e mezzo più o meno dopo la sua conversione, e sente che questa può essere una prospettiva di vita che il Signore le propone. In realtà l'esperienza poi della vita religiosa sarà per lei piuttosto sofferta, perché dovrà rinunciare per motivi di salute a entrare nel convento in Belgio presso il quale si era già presentata, e potrà vivere soltanto la sua offerta come oblata del monastero di San Paolo fuori le mura. L'oblazione sarà completata nel 1933, quindi parecchi anni dopo che aveva iniziato a intuire questo come suo possibile percorso di fede. Genova e Pontremoli rappresentano due città molto importanti per la conversione di Itala Mela. 1922,
24 giugno, Itala Mela ottiene una brillante licenza liceale. Si iscrive all'università a Genova a lettere classiche. L'11 novembre, partenza per l'università a Genova ed alloggia con l'amica Angela Gottelli presso l'istituto di Nostra Signora della Purificazione. Questo istituto che vediamo oggi non è più in via Peschiera, ma in un nuovo stabile in via del Sole. Oggi della vecchia cappella abbiamo solo il tabernacolo e il quadro di Maria della Purificazione. Ora vediamo la Basilica dell'Immacolata. In questa cappella, l'8 dicembre, Itala Mela ritorna all'Eucarestia. Alla sera, sempre dell'8 dicembre, nella Basilica dell'Immacolata, durante i Vespri, ha una violentissima scossa interiore. Quell'8 dicembre, scriverà in una lettera, 12 anni dopo, è stata un punto di partenza per la mia vita interiore. Il 2 febbraio del 1923, giorno della festa della purificazione e festa della casa dove alloggiava, dopo un lavoro della grazia ed il conseguente travaglio interiore che sfocerà nella conversione totale guidata dal padre Scolopio Marchisio, appena ricevuta l'Eucaristia, esclama: «Signore, se ci sei, fatti conoscere». Dal 1922 al novembre 1926, Itala frequenta l'università in via Balbi. In questo periodo, oltre lo studio, insieme ad altri universitari ed universitari, guidati da ottimi sacerdoti, Moccia e Sargolini, partecipa all'attività del Circolo Fucino, Federazione Universitaria Cattolica Italiana, del quale diventa anche dirigente. In questo periodo nasce in Itala anche la vocazione alla vita monastica benedettina e suo desiderio è quello di entrare in un monastero, cosa che non potrà mai avverarsi per le sue condizioni fisiche. Itala frequenta la sede del circolo in Vico Falamonica e la bellissima chiesa di San Matteo. Il 30 novembre 1926 si laurea in lettere classiche con la tesi Epistolografia Cristiana e San Cipriano, con 110 e lode. 1926, a ottobre ottiene l'insegnamento di lettere a Pontremoli, Istituto Tecnico. La scuola è collegata con il conservatorio, che è un antico monastero agostiniano che ha un pensionato dove Itala, insieme alla sua amica Angela Gottelli, alloggia. Accanto vi è una chiesa di San Giacomo che permette a Itala una vita di quasi perfetta clausura, lavoro e preghiera, che le permette di realizzare il motto benedettino ora et labora. In questo periodo perfeziona la realtà della inabitazione trinitaria. 1928, 3 agosto, scrive Itala Mela. Ore 8:30, chiesa del seminario a Pontremoli, ove sono di passaggio. Cerco ai piedi di Monsignor Corradini, suo confessore a Pontremoli, luce sulla presenza di Dio, sperimentata nell'anima. Mentre sono in confessionale, mi colpisce un raggio dal tabernacolo e nel raggio, in visione interiore, non fisica, folgorante, tu la farai conoscere. Folgorata, muta, incapace di dire e senza nulla avvertire il confessore che mi congeda, smarrita e sgomenta, istintivamente portata a pensare alla costituzione di un ordine religioso,
Signore, non posso. Prima di rientrare al conservatorio, entra nella vicina chiesa di San Pietro e dice: Sì, Gesù. 1929. Nella festa della Santissima Trinità, sempre a Pontremoli, durante le preghiere una folgorazione la colpisce e dice: Ti chiamerai Maria della Trinità. Nome a lei non gradito, perché desiderava un nome benedettino, ma per obbedienza lo accettò. Nell'ottobre 1928 Itala ottiene l'incarico di insegnante nelle classi inferiori dell'Istituto Magistrale Carlo Tenca di Milano. Su invito del cardinale Schuster e del suo abate, così chiamava Monsignor Ardireano Bernareggi, va a prendere alloggio nel monastero delle Benedettine Adoratrici di Via Bellotti a Milano, con lo scopo di studiare da vicino la regola e viverla quanto possibile. Fra le sue alunne vi è l'allieva Fernanda Molteni, divenuta più tardi carmelitana a Firenze con il nome di Suor Angela Maria della Trinità. Ed è quella che ha donato l'abito bianco nuziale con la quale è stato rivestito il corpo di Itala quando è deceduta, come da suo stesso desiderio. Itala nel 1931 è divenuta oblata benedettina presso il monastero di San Paolo fuori le mura a Roma e si è considerata in tutto figlia del grande santo di Norcia. E sempre a Milano, con l'abate di San Paolo e del vescovo Bernareggi, indossa la veste di oblata. Nel 1936, a Montefiascone, il 10 di agosto, festa di San Lorenzo, durante il pontificale del vescovo, Gesù presenta al padre l'anima di Itala come sua sposa. Questa chiesa dei Santi Giovanni Agostino è la chiesa parrocchiale della maggior parte degli anni che Itala ha vissuto qui alla Spezia, perché in questa parrocchia vengono presto ad abitare i suoi genitori, vive la sua adolescenza e poi vivrà tutti gli anni successivi al ritorno da Milano. È quindi il luogo in cui più frequentemente ha partecipato all'Eucaristia. E in modo particolare negli ultimi anni, anche se abitava a pochi metri di distanza, racconta della fatica, dell'impresa che era per lei riuscire ad arrivare a questa chiesa, data la difficoltà che aveva a camminare e a muoversi. E quindi una meta, un punto di arrivo, un luogo in cui desiderava arrivare e con il pensiero, possiamo dire, era frequentemente partecipe qui della celebrazione. E proprio le campane di questa chiesa hanno segnato l'ora della sua morte mentre si preparavano i vespri della festa di Santa Caterina. Suonava la campana di questa chiesa e il momento in cui Itala è morta. Barbarasco 1943. Itala è a Barbarasco a causa della guerra, è lì sfollata con la famiglia. Non frequenta molto la chiesa perché non c'è la messa, però un giorno avviene un incontro molto importante. Incontro con Don Dino Richetti, professore del seminario di Sarzana, che era venuto a Barbarasco ad accompagnare Don Bruno Bassi, che celebrava la sua prima santa messa in questo luogo, perché lì erano sfollati i suoi genitori. Itala si è potuta confessare con Don Dino Richetti e da quel momento si è creato un rapporto di stima e anche di amicizia. Finita la guerra e ritornata alla Spezia, ha incontrato di nuovo Don Dino Richetti, che è diventato il suo direttore spirituale, e successivamente,
è stata anche fortunata perché Don Dino Richetti è diventato nel 1952 parroco della sua parrocchia di San Giovanni e Agostino, e da quel momento ha potuto seguire costantemente Itala. Questa casa di Via del Torretto è la casa in cui Itala ha vissuto definitivamente dopo la guerra. Già con la morte della madre nel 1939 inizia la prospettiva di venire a vivere qui dove viveva la sorella della madre, la zia Pina. Ma il problema era che il padre di Itala e questa zia non si parlavano, quindi c'era da ricucire un po' questa relazione familiare prima di potersi unire. E d'altra parte le esigenze economiche imponevano di vivere insieme, non era possibile mantenere due case. Quindi qui prima al secondo piano e poi negli ultimi anni al terzo vivrà la famiglia Mela Bianchini, quindi con il papà di Itala, Itala e la zia. È una casa molto importante per la sua vita perché nel periodo del dopoguerra progressivamente cresce la difficoltà a muoversi, a camminare, quindi la vita in casa, al punto che Itala farà anche un voto da eremita per offrire il suo eremitaggio forzato in casa. Ma questa condizione di malata bloccata in casa non è una condizione di isolamento. Tutte le mattine Itala inizia presto la sua giornata e riceve la visita dei responsabili dell'Azione Cattolica Diocesana che continua a seguire, per organizzare, per programmare le diverse attività. In modo particolare a lei viene affidata la cura dei laureati e quindi momenti di alta cultura per la città. Per offrire questo organizza dei gruppi di studio a Spezia, a Sarzana, a Lerici, a Levanto, perché si approfondisca la dottrina sociale della Chiesa. Secondo Itala, il passaggio del fascismo ha rappresentato una distruzione di elementi di valore nelle coscienze prima ancora che nelle strutture della città e quindi ritiene che si debba lavorare su questo fronte per ricostruire la società spezzina ed italiana, formare delle coscienze di cristiani che sappiano dare il loro contributo nella costruzione della vita della società. Per questo invita da tutta Italia le figure più significative del cattolicesimo del tempo, probabilmente persone che aveva conosciuto in gioventù all'epoca della Fuci, perché offrano il loro contributo. Tra i più famosi Giorgio La Pira verrà su invito di Itala Mela e si troverà casualmente in città anche il giorno della sua morte, quindi passerà in questa casa al capezzale di Itala. Qui vive anche le sue lezioni, inizialmente a gruppi di studenti, poi a singoli. Lezioni private che dava per contribuire al mantenimento della famiglia, anche se le costava molto offrire questo servizio, date la difficoltà che faceva parlare a lungo per i problemi di salute. E anche questo incontro, questa serie di incontri, Itala li trasforma in occasioni di accompagnamento della vita spirituale, del rinforzo, della crescita delle alunne e degli alunni che frequentano la sua casa. Tanti ancora ricordano quelle parole che Itala ha detto loro, che hanno segnato la loro vita, che hanno offerto quella forza che era necessaria per affrontare le difficoltà che via via si potevano presentare. È in questa casa che Itala muore il 29 aprile del 57. Appunto, mentre si celebra la festa di Santa Caterina, con alcune delle amiche più care di sempre, con Monsignor Richetti che l'assiste, lui che era stato parroco di questa parrocchia ed era in quel momento il rettore del seminario di Sarzana. Proprio anche questo rapporto con Monsignor Richetti aveva convinto Itala a vivere un'attenzione particolare per il clero, per i seminaristi, per i quali offre preghiere, per i quali pensa ad un progetto di stimolo della vita interiore, la famiglia sacerdotale, un gruppo di preti che possano vivere maggiore consapevolezza
dell'inabitazione trinitaria e collaborare nel farla conoscere a tutti.